Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Come sapete, parlo solo quando le trattative sono ben indirizzate, riguardo al mercato, perché non mi piace sparare nomi, anche perché dovrei fare 30 video al giorno probabilmente per parlare di tutti i nomi che sono stati tirati fuori sia in entrata che in uscita. E addirittura oggi ho letto da un giornale inglese che il Liverpool sarebbe interessato a Barella, quindi proprio delle cose andiamo aggiornate, ogni giornata esce qualcosa di nuovo. Parliamo di qualcosa che già è praticamente fatto, perché ovviamente finché non c'è l'ufficialità niente è fatto, però l'Inter sembra che abbia trovato l'accordo per Bellanova all'esterno del Cagliari, che era in prestito dal Bordeaux, e che appunto il Cagliari in questa sessione di mercato era in prestito e l'ha riscattato perché aveva l'opzione di riscatto, sicuramente per farci una plusvalenza. Infatti probabilmente ce l'ha fatta. L'Inter lo dovrebbe aver acquistato, ora le cifre ballano un po' perché avevo letto un poster della Gazzetta, avevo letto una cosa di Sky Sport, quindi a seconda delle testate ognuna ha la propria versione, c'è chi dice 4 più 8, c'è chi dice 3 più 7, diciamo in linea generale 10-12 milioni al totale dell'operazione, un prestito con diritto di riscatto sicuramente, un prestito oneroso, quindi di 3-4 milioni, con un riscatto di 7-8. Quindi con un diritto di riscatto. E per me è un'operazione, io prestiti con diritto di riscatto per i giocatori giovani sono sempre favorevole, perché appunto sono giocatori che devono accumulare esperienza, in una grande squadra la possono fare, cioè che si lamentano tanto che ai giovani non viene dato spazio, è un giovane italiano, quindi questa a maggior ragione è molto importante, e soprattutto se alla fine esplode, diciamo, fa una buona stagione, lo puoi riscattare. Se invece alla fine non si dimostra all'altezza della situazione, lo puoi non riscattare. L'hai pagato 3 milioni per una stagione e pazienza, e finisce così. Quindi io sono, diciamo, in parte contento, cioè contento non è la parola giusta di questo acquisto, perché comunque sono sincero, non lo conosco benissimo. Ho visto al Cagliari questa stagione. Non mi è parso un esterno fenomenale che prospettiva per il futuro, come magari mi è sembrato Molina, però Molina viene 30 milioni ovviamente, quindi cambiano anche i prezzi. Però un prospetto giovane, io mi fido di Marotta in questo senso, come Dumfries che non lo conoscevo, avevo detto spero raccoglie un'eredità pesante di Hakimi, spero sia all'altezza della situazione, spero non si dimostri un nuovo Dalbert, cosa che fino a rigore con la Juve, che aveva causato proprio Dumfries all'ultimo minuto, si iniziava a pensare, però ovviamente gli dovevamo dare un po' di tempo per ambientarsi. Infatti nella seconda parte di stagione si è notevolmente riscattato, adesso è uno dei giocatori più in forma, diciamo, è stato uno dei giocatori più in forma di questa stagione. Quindi l'acquisto di Bellanova è un'incognita, cioè io mi fido di Marotta. Quindi se Marotta l'ha voluto prendere anche Ausilio, significa il giocatore ha potenzialità. Purtroppo si è potuto far vedere, diciamo, in situazioni non molto buone, perché appunto viene dal Bordeaux, che adesso non ci ha praticamente mai giocato, ma giocava in Ligue 1, ma è retrocesso, adesso rischia la Serie C, quindi è un qualcosa di un pochino complicato, e al Cagliari uguale, cioè dato in una squadra e poi è retrocessa, non è che leggermente porta sfiga, no scherzo, questa qua è una piccola provocazione, però non, diciamo in tutte le squadre in cui ha giocato non è che ha giocato in squadre che si sono poi riconfermate, ha giocato in squadre che hanno fallito e quindi adesso dovrà dimostrare di essere un buon giocatore. Scuola Milan, il Milan lo voleva lanciare, mi ricordo perché questo nome me lo ricordo, forse anche a FIFA probabilmente. E di Bellanova, e appunto poi l'ha ceduto al Bordeaux perché erano quegli anni di Fassone e Mirabelli, mi pare che comunque dovevano cedere in qualche modo perché avevano comprato tanto, quindi mi pare fossero quegli anni là, 2018-2019, in cui è stato ceduto, che era abbastanza giovane. Adesso ha 22 anni perché mi pare che è 99, quindi tanti margini di miglioramento, e vediamo perché appunto mi fido di Marotta, dai, il giocatore l'abbiamo visto, un terzino secondo me normale alla Darmian, però se magari ha qualcosa in più lo vedremo in questa stagione, speriamo che Marotta abbia ragione in questo senso, così ci siamo assicurati un giocatore giovane, forte, per
per i prossimi anni a venire. Deve fare la riserva di Dumfries se rimane, se no non so chi verrà, e sposteremo Darmian a sinistra, quindi per ora le nostre fasce sono piene, Dumfries e Belanova a destra e a sinistra Darmian e Gosens. Quindi non delle brutte fasce, rispetto all'anno scorso erano leggermente meglio, però va bene anche così. Va bene anche così, ripeto, se Marotta ha detto che ci sta, mi fido di lui, ecco. Mi sono fidato con Dumfries, mi sono fidato in tante situazioni e magari Marotta ha fallito in qualcos'altro che di gente già confermata come Vidal e Sanchez. Quindi invece questi prospetti solitamente ci becca, quindi speriamo che sia anche questa la situazione. E poi un saluto finale lo volevo riservare a Kolarov, che comunque si ritira dal calcio, è stato un calciatore dell'Inter, ha vinto uno scudetto. Non è stato fondamentale, anzi, molto spesso è il risultato più negativo, ha inciso più in negativo che in positivo, però comunque uno scudetto con l'Inter l'ha vinto, quindi nella storia dell'Inter ci è rimasto, la giocata più importante che ha fatto probabilmente è stata far espellere Ibra nel derby di Coppa Italia dell'anno scorso, e niente, lo saluto con non calore e affetto, perché comunque non è stato uno dei miei giocatori preferiti, ecco, diciamo così, anzi. Ne ho dette di cotte e di crude, però si ritira, quindi un buona fortuna per la sua carriera al di là del campo, del campo. Vedremo cosa farà in futuro. E niente, poi altre trattative in entrata. Lukaku e Dybala, come sappiamo, l'intesa è molto vicina, soprattutto per Lukaku. Lukaku balia un paio di milioni del prestito oneroso. E Dybala uguale, però dal punto di vista della commissione da dare alla gente, che sapevamo che era lo scoglio più alto, perché questi agenti ormai si fanno pagare tantissimo le commissioni. Quindi queste qua, diciamo, sono le trattative più o meno in entrata. Adesso piano piano dovremo lavorare anche in uscita, soprattutto fronte cileno, Vidal e Sanchez. Allora, un saluto a Winterfest, e ci saranno altre conferme o cessioni, lo vedremo. Ci vediamo alla prossima e sempre Forza Inter.